fatali nella strada. Solo la bancarella, ma quello sto di una vita poco bella. In bella estate, autunno e primavera, lavoro duro dal mattino alla sera, vendendo alle persone un po' di merce a basso prezzo. Quale prezzo? È il disprezzo che fa male, molto male, troppo male. E se guadagno uno strano animale, mentre tutti gli italiani passeggiando allegramente hanno scordato com'è dura la vita da immigrato, affamato, frustato, sfruttato. Ma che partito, cosa guadagnato? L'Africa lontana ma ancora con vicina, le mogli, i figli, una casa piccolina. Il sole, il mare, il vento del deserto, per tutto questo molto hanno sofferto. I fratelli lavorano fuori. Lavorano fuori? 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 La gente si lamenta, li vorrebbe cacciare. Ci rubano il lavoro, se ne devono andare. E io vorrei sapere da voi odi maledetti, chi vuole stare semafori a vendere fazzoletti? Lavare i peli delle auto c'è il Mar Rosso, stare dietro una bancarella a vendere sul corso. La vita dei fratelli è dura da campare, ogni giorno è come gli altri, tutto è sempre uguale. Difficile pensare in questa condizione, ed ecco che si cade in profonda le nazioni. Al mattino già si presta al lavoro, un gramo pasto, poi di nuovo a lavorare, mangiare, poi dormire. Oh! Si rischia di impazzire, non sono atomi programmati per vivere e morire. Ma uomini scamizzati che li ha sempre odiati, e l'uomo bianco che li ha incatenati. Il fratello intelligente non si fa fregare, spezza le catene, fa ciò che gli pare. Ma la maggior parte non ci vuole uscire, qualcuno glielo deve fare capire. I fratelli lavorano fuori. Lavorano fuori? 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 Africa, ma sempre di sviluppo, così le chiama l'Occidente, ma la priva di tutto. È l'uomo bianco che fa finta di volere aiutare, ma realmente gli interessa di uscire, accumulare quanto più potere, più ricchezza l'Occidente, lasciando tutto il resto senza niente. Loro hanno voluto creare il terzo mondo e li mandano sempre più a fondo, prendendo ogni cosa che faccia guadagnare, sfruttando ogni ricchezza di sosta naturale. Li mandano in miniere d'oro e di diamanti per lavoro, e fanno uccidere centinaia di elefanti e bambini per le ossa con la pancia gonfia. Muoiono di fame ma nessuno in ansia, ogni tanto se li mostrano alla televisione tutti quanti allora provano pene e compassione. I fratelli lavorano fuori. Lavorano fuori? 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 Quale futuro? Certo è decidere è duro, partire o non partire per il mondo più scuro. Ma il fratello è là che è grande, che li aiuta in questa dura e difficile lotta con la vita. Stanno tranquilli, gentili, ospitali e sereni, non disturbano nessuno, non vogliono problemi. Hanno un cuore grande e bisognoso d'affetto, vogliono amicizia per colmare lo sconforto. Basta una parola o un gesto sincero, non è poi così cattivo l'uomo nero. Razzisti in Italia ce ne sono tanti, ricconi, borghesi, fascisti e ignoranti. Fuoco nelle auto, pugnali nella schiena dei fratelli che non sanno il perché di questa pena. Offesi, insulti, sofferenze e dolori, ma i fratelli sanno bene chi sono gli inferiori. I fratelli lavorano fuori. Lavorano fuori? 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 Educazione, rivoluzione mentale è la vera soluzione che bisogna applicare. I fratelli di giorno devono pensare, avanzare, lottare, sapere sempre cosa fare. Bisogna eliminare ogni stereotipo, seguire un leader come un prototipo. Bianco è buono, nero è cattivo, bianco e nero è ancora più cattivo. I fratelli lavorano fuori. Lavorano fuori? 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 Fratello, ora sai quello che devi fare. Non perdere tempo, non indugiare. È meglio non partire per l'Africa, lottare. Tutti insieme uniti ce la potete fare. E quando l'uomo bianco verrà per derubare, non glielo permettete, non lasciatelo fare. E se un giorno